Certo che sono stata stupida a lasciarmi andare così con te. Avremmo dovuto aspettare il permesso. Cerchiamo di passare bene il tempo che ci resta. Hm? Senti, per favore, non parliamone più. E se affittassimo un'automobile e ci facessimo un giro come si usava nel XX secolo? Ma ci costerà un capitale, poi chi guida? Io sono a malapena capace, tu ancora meno di me. Oh, quante storie. Affittiamo un'auto e basta. Ci portiamo sulla tangenziale est, che è completamente abbandonata. Dicono che di notte gli scheletri dei camion cantino. Chi è il macabro? Senti, non ce la faccio più, usciamo. Va bene, pago e ce ne andiamo. Ti aspetto fuori. È quasi l'alba. Fa freddo, tirati sul bavero della giacca. Non promette una bella giornata, e sta anche salendo la nebbia. Strano, ieri c'era sole. E se ci bevessimo un caffè, da qualche parte dovrebbero farlo ancora. Sai, credo che sulla tangenziale sentiremo cantare i grilli. Tra meno di un mese è primavera. Com'è incomprensibile il passato. È come una terra sconosciuta. Non so, Samarcanda, Baghdad, mercati, tappeti volanti, televisori. Guarda, una venditrice di violette. Voglio assolutamente prendere niente. Un mazzetto. Lo voglio. Te la punterai sul vestito. Ma una venditrice di violette, io non ho visto niente. Oh, grazie. Io non ho visto nessuno. Senti, perché non ci informiamo dov'è la più vicina videoteca? Anzi, ho un'idea migliore. Passiamo in albergo e tu ti metti il vestito di lamé, quello che ti ha lasciato tua nonna. Poi ci prenotiamo una stanza di proiezione tutta per noi. Vorrei rivedere quell'edizione del Paese dei Campanelli. Non mi ricordo qual è, ma... però la voglio rivedere. Erano buffe le operette. Senti, perché non torniamo dalla strega? Davvero, io... ne sento il bisogno, non so perché non chiedermi. Non è razionale, ti prego. Senti, per favore, ti ho chiesto prima, per favore non parliamone più. E poi lo sai che nella zona vecchia non si può girare senza permesso e... Ma noi ne abbiamo il permesso. A quest'ora sapranno già che è scaduto. E io non voglio avere noia col controllo. Già sono stato segnalato una volta. Perché? Oh, quante storie con questi del controllo. Se tutti sono acquiescenti così. Senti, per favore, lo sai che non possiamo far nulla. Ormai il tempo è davvero agli sgoccioli. Ti prego. Non so cosa dire. Va bene, come vuoi. Ci torniamo.
Because I love you.